istanza, richiesta di rinvio a giudizio per i medici e infermieri del Luigi Curto di Polla per la morte di Vito Laveglia precipitato dal secondo piano dell'ospedale. Sala Consilina, in preda ai fiumi dell'alcol, molestava i passanti. Il sindaco firma per il trattamento sanitario obbligatorio. Legge sblocca Italia, Raffaele accetta, si autosospende dal Partito Democratico, il partito più importante è quello del territorio. Allarme meteo, situazione sotto controllo nel Vallo di Diano, al momento nessun danno. Salerno, luci d'artista, oggi alle 17 si è svolta l'accensione delle luminarie. Buonasera e ben ritrovati con le informazioni di Uno TV. Il procuratore capo della Repubblica di Lagonegro, Vittorio Russo, ha richiesto il rinvio a giudizio per i due medici e i quattro infermieri dell'ospedale di Polla per la morte di Vito Laveglia, il 46enne di Sanza, precipitato dall'ospedale di Polla 2 anni fa. Ma ascoltiamo il servizio curato da Anna Cava. Il procuratore capo della Repubblica di Lagonegro, Vittorio Russo, presenta richiesta di rinvio a giudizio per due medici e quattro infermieri dell'ospedale Luigi Curto di Polla, accusati di omicidio colposo in concorso per la morte di Vito Laveglia, 45enne di Sanza, precipitato da una porta finestra mentre era ricoverato nel nosocomio pollese. Come riportato dal sito di informazione web quasimezzogiorno.it, dopo una complessa indagine durata circa 2 anni e la raccolta di prove, racchiusa in ben 25 fascicoli contenenti anche diverse relazioni dei consulenti tecnici, da quanto accertato, il 45enne Laveglia, ricoverato nel reparto di otorino-laringoiatria dell'ospedale Curto, la sera del 21 marzo 2012, già dalla sera successiva, quindi il 22 marzo, aveva manifestato la volontà di uscire immediatamente dall'ospedale, mostrando agitazione e stato confusionale. Nella notte tra il 23 ed il 24 marzo, l'uomo, versando nuovamente stato confusionale ed allucinatorio e volendo uscire dal nosocomio, si allontanò dal reparto, posto al secondo piano, eludendo l'inadeguata sorveglianza, così come scrive il procuratore Russo, e scavalcò la ringhiera del balcone posto sul pianerottolo tra il secondo ed il primo piano, a 6 metri circa d'altezza dal suolo, senza avvedersi dell'altezza a causa dello stato allucinatorio e del buio, e quindi precipitando. Nell'impatto il 43enne riportò gravissime lesioni che ne determinarono il decesso. Secondo l'accusa, lo stato allucinatorio e confusionale del paziente, manifestato con chiarezza nei giorni e nelle ore precedenti al decesso, non fu adeguatamente e tempestivamente approfondito sotto il profilo diagnostico e terapeutico da parte degli infermieri e dei medici che entrarono in contatto con lo stesso paziente. Nel dettaglio, due infermiere, pur avendo constatato lo stato di agitazione e confusione del paziente per negligenza, imprudenza ed imperizia, così scrive il PM Russo, non richiesero l'intervento del medico di guardia. Il medico che visitò il paziente, pur cosciente dello stato di agitazione e confusione del 43enne, non attivò nessun accertamento specifico, mentre il medico di guardia interdivisionale, allertato dagli infermieri, si limitò alla prescrizione di un farmaco autopsicotico. Infine, due infermieri, coscienti dello stato in cui versava Laveglia, dopo averne bloccato inizialmente il tentativo di fuga, riducevano la sorveglianza, consentendo così al paziente di eludere il controllo e di allontanarsi, andando così a precipitare dal balcone posto tra il primo e il secondo piano. Queste le accuse del PM Russo. Vito Laveglia era sposato e padre di due bambine. Siamo fiduciosi nell'operato della giustizia, fanno sapere dalla famiglia. Vogliamo solo la verità su ciò che è accaduto quella maledetta notte. Oggi pomeriggio alle 15 si sono svolti i funerali di Goffredo Ferrarese, il motociclista morto lo scorso 18 ottobre in un incidente stradale. Il prossimo 16 novembre, la giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada istituita dall'ONU, mentre domenica prossima, 9 novembre, a Polla il vescovo Antonio De Luca celebrerà una santa messa in ricordo proprio delle vittime della strada. Oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Goffredo Ferrarese, il giovane di Sanza, morto dopo 18 giorni di agonia all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale occorsogli mentre percorreva a bordo della sua moto la SS-19 nel tratto che collega Trinità di Sala Consilina a Padula.
Nel pomeriggio presso la chiesa di Santa Maria Assunta il funerale del giovane musicista, padre di due bambine, con la santa messa officiata da Don Giuseppe Spinelli. Dopo l'esame autoptico disposto dalla procura di Napoli, la salma è rientrata a Stanza, dove Goffredo viveva e dove era molto conosciuto non solo per il suo carattere allegro e socievole, ma anche per le sue grandi doti da musicista. Tutto il Vallo di Diano è profondamente scosso dalla tragedia che ha colpito la famiglia Prota e Ferrarese per l'ennesima giovane vittima della strada. L'ennesima tragedia che strappa alla vita e all'affetto dei suoi cari un giovane troppo presto. Continua ad aumentare quindi il bilancio delle vittime di incidenti stradali, segno evidente della necessità di intervenire per riuscire in qualche modo ad arginare il triste fenomeno che interessa fortemente anche il Vallo di Diano. Un fenomeno che conta così tante vittime da attirare l'interesse dell'ONU, che ha deciso di indire la giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada e che quest'anno sarà celebrata il prossimo 16 novembre. Una giornata che deve innanzitutto rappresentare un momento di riflessione per le istituzioni che, in piena consapevolezza del ruolo svolto, siano in grado di avviare azioni che possano ridurre il triste fenomeno, ma anche per i cittadini che prendano coscienza dei pericoli e dell'importanza del rispetto delle regole. In preparazione alla giornata dedicata alle vittime della strada, domenica 9 novembre a Polla, presso il santuario francescano di Sant'Antonio, alle 17.45, si terrà una celebrazione religiosa officiata da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, in ricordo di tutte le vittime degli incidenti stradali. Dopo una serie di segnalazioni nei confronti di un uomo di Sala Consilina che in preda all'alcol molestava i passanti e i cittadini in via Mezzacapo, il sindaco Francesco Cavallone ha firmato per il trattamento sanitario obbligatorio. Grazie all'intervento dei carabinieri l'uomo è stato trasportato e ricoverato presso l'unità operativa di igiene mentale a Sant'Arsenio, ma vediamo il servizio. È stato ricoverato ieri pomeriggio nell'unità operativa di igiene mentale di Sant'Arsenio un uomo di Sala Consilina, tristemente noto per i suoi problemi di alcolismo e per la sua abitudine a molestare i cittadini di via Mezzacapo. La decisione del sindaco Francesco Cavallone di firmare per il trattamento sanitario obbligatorio è giunta due giorni fa, quando la situazione sembrava essere davvero ingestibile e l'uomo era stato segnalato più volte da molti cittadini di via Mezzacapo che erano stati molestati ed importunati dall'uomo nei momenti in cui vagava per la strada ubriaco. Ieri l'epilogo con l'intervento dei carabinieri che sono riusciti a convincerlo, soprattutto per il suo bene e nel suo interesse, a farsi curare in una struttura adeguata alle sue problematiche. L'uomo ieri non ha opposto resistenze ed insieme ai militari dell'arma e ai sanitari si è fatto serenamente accompagnare nella struttura. È stata una decisione presa nell'interesse innanzitutto di questo cittadino che ha dei seri problemi legati all'alcol, spiega il sindaco Francesco Cavallone, che in questi mesi ha già firmato 3 volte per il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti dell'uomo. Purtroppo, continua Cavallone, ogni volta è stato lasciato libero di tornare a casa malgrado il problema non fosse risolto. Questa volta insieme al vice sindaco Luigi Giordano abbiamo chiesto espressamente che gli venga assicurata l'assistenza sanitaria anche in qualche altra struttura che possa aiutarlo ad uscire in modo definitivo da questa situazione di disagio. Il decreto Sblocca Italia diventa legge in Senato e anche con le sue modifiche, e proprio questo potrebbe portare delle ripercussioni nel Vallo di Diano per le trivellazioni petrolifere. È proprio questo motivo che sarebbe alla base della decisione di Raffaele Accetta di autosospendersi dal Partito Democratico. Raffaele Accetta, sindaco di Monte San Giacomo, nonché presidente della comunità montana Vallo di Diano, si è autosospeso dal Partito Democratico dopo l'approvazione dello Sblocca Italia. Una decisione, così come spiega lo stesso Accetta, in linea con una coerenza che credo mi appartenga. Ho sempre sostenuto che il partito più importante sia quello del territorio ed è per questo che non posso accettare passivamente l'approvazione dello Sblocca Italia. È mio dovere, continua Raffaele Accetta, lottare per preservare il mio territorio che, come altre piccole realtà italiane, si trova troppo spesso costretto a subire decisioni calate dall'alto. Il sindaco Accetta ieri ha preso parte ad una riunione tenuta con il segretario dell'autorità di bacino Pasquale Marrazzo, nella quale si è discusso proprio del pozzo Pergola 1. Nel corso dell'incontro, spiega Accetta, ho notato che la tendenza è quella ad arrendersi e ad accettare passivamente quanto deciso dall'alto.
Io proprio non ci riesco e ho sentito il dovere di far sentire il mio disappunto, già ampiamente manifestato negli ultimi mesi, anche con questa decisione già comunicata a tutti i referenti di partito, dal segretario di Circolo di Monte San Giacomo al coordinatore territoriale. L'approvazione dello Sblocca Italia è l'ennesimo caso in cui le istanze del nostro territorio passano inosservate e non posso far parte di un partito che ha avallato tali scelte. In conclusione, accetta e spiega che non si tratta affatto di una provocazione, ma di una decisione presa con cognizione di causa e sulla scia di altre iniziative già intraprese da tempo contro l'ipotesi di nuove trivellazioni. In merito a questa decisione abbiamo ascoltato Raffaele Accetta che chiede a tutte le forze politiche di attivarsi contro il decreto Sblocca Italia e con principale riferimento agli articoli del decreto sulla ricerca di idrocarburi, ma ascoltiamolo in questa intervista. Per un fatto di coerenza, nel momento in cui è stato approvato il decreto legge, è stato trasformato il decreto legge, io ho ritenuto doveroso autosospendermi perché ecco con questo gesto vorrei anche lanciare un allarme nel nostro territorio per dire che è arrivato il momento anche di in un certo senso farci rispettare e non appartenere a uno schieramento politico, un partito politico solamente per portare in un certo senso consensi senza avere poi nessun tipo di rispetto, ecco. Ma io personalmente sto cercando di seguire anche le attività che portano avanti un poco i sindaci, i comuni e lo abbiamo anche fatto insieme, un documento approvato in conferenza dei sindaci nel Consiglio Generale della Comunità Montana e lo stiamo approvando e lo hanno approvato anche molti comuni, alcuni in consigli, altri nelle proprie giunte. Qui bisogna coinvolgere necessariamente la Regione Campania che mi pare ieri o l'altro ieri ha approvato un ordine del giorno per costituirsi anche a livello di ricorso contro diciamo lo Sblocca Italia, ma credo che la Regione Campania lo doveva fare in un certo senso prima, ma insomma anche se lo fa adesso l'importante è che si coordini con tutte le altre regioni e è necessario che si intervenga a livello nazionale perché venga modificato, altrimenti nei prossimi anni noi dovremmo assistere passivamente a queste attività senza che possiamo fare nulla. Oggi pomeriggio alle 16 è cessata l'allerta meteo in Campania prevista dalla Protezione Civile. A Sarno le scuole sono rimaste chiuse e ricordiamo che la cittadina nel 1998 fu protagonista, suo malgrado, di un'alluvione che portò alla morte di 137 persone. Sono ancora previste piogge tra questa notte e domani, mentre miglioramenti nella giornata di domenica. Ma ascoltiamo tutti i dettagli nel servizio di Romina Rosolia. L'allerta meteo in Campania è stata estesa fino ad oggi anche se non c'è un vero e proprio allarme. Scuole chiuse a Sarno per ordinanza del sindaco Canfora, città già vittima della drammatica alluvione del maggio del 1998 che causò la morte di 137 persone. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di criticità idrogeologica moderata sull'intero territorio regionale fino alle ore 16 di oggi pomeriggio. Continua a piovere sul territorio regionale, anche se è previsto un leggero miglioramento delle condizioni meteo per questa sera, per poi avere ulteriori precipitazioni nella notte. Il maltempo che si sta abbattendo sulla nostra penisola è causato da una bassa pressione che sta stazionando nel Mediterraneo e che nel corso delle ore si sposterà verso sud-est, tanto che da domenica ci sarà un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche con un aumento della pressione atmosferica. Ancora meteo, raffiche di vento sono state registrate nel territorio della Valle della Lucania con dei rami spezzati che hanno invaso le arterie stradali. Nessun danno per ora nel Vallo di Diano è stato segnalato. Rassicurazioni in merito arrivano dal Modesto La Mattina del GOPI, Protezione Civile del Vallo di Diano. Lo abbiamo ascoltato e con lui ascoltiamo anche le parole del geometra Vincenzo Cincini, capo della sala operativa della Protezione Civile Campania. Può rassicurare i cittadini del Vallo di Diano in questo momento? Certamente sì, il
il fiume Tanagro è costantemente sotto controllo da parte delle centraline della regione Campania, collegate direttamente alla sala operativa regionale di Napoli, il centro direzionale. La portata del fiume è sempre monitorata H24 con dei sensori in più punti del Vallo di Diano. In caso di esondazione immediatamente scatta l'allarme e vengono attivate tutte le procedure necessarie, eventualmente anche per l'evacuazione di alcune zone. Voglio ricordare che Vallo di Diano già ha un piano di protezione civile intercomunale che fa capo comunque alla sala operativa intercomunale a Padura. Di conseguenza, in caso di emergenza, si attivano tutte le procedure atte alla difesa del cittadino e alla salvezza poi del cittadino. Dottor Cincini, qual è l'ultimo bollettino meteo? Abbiamo una previsione di miglioramento delle condizioni meteo dal pomeriggio sera, quindi sicuramente entriamo in una fase di miglioramento generale. Permangono ancora queste condizioni di instabilità che potranno comportare ancora precipitazioni sparse o diffuse anche a carattere di rovescio. L'elemento di fastidio principale è la ventilazione, che rimane ancora moderata, anche questa in serata andrà a diminuire, così anche il moto d'uso tenderà a scemare, quindi ci aspettiamo un miglioramento a partire da questa sera. Registra degli incidenti questa mattina nel territorio regionale? Ma più che altro ci sono segnalazioni di alberi, rami abbattuti dal vento o strutture soggette a sollecitazione che hanno determinato qualche criticità, ma sono state risolte dai vigili del fuoco che sono intervenuti in tutte le province. Dal punto di vista idropluviometrico siamo abbastanza tranquilli sotto questo aspetto. Questo è l'ultimo servizio della prima parte, ci rivediamo tra poco dopo alcuni consigli pubblicitari per la seconda parte del TG di Uno TV. Rientriamo con la seconda parte dell'informazione di Uno TV. Il TAR Campania, sezione di Salerno, con sentenza pubblicata questa mattina, ha respinto il ricorso presentato dal gruppo di minoranza del comune di Teggiano, capeggiato da Pietro Cono di Candia, contro la lista Rinnoviamo Diano, risultata vincitrice alle ultime elezioni amministrative. Il ricorso era stato presentato in seguito a presunte anomalie derivanti dalla modalità di presentazione delle domande e per l'assenza del modello di dichiarazione di presentazione dei candidati. Per l'assenza di tale documento veniva chiesto l'annullamento dei verbali di proclamazione degli eletti. Tuttavia il TAR ha dichiarato infondato questo ricorso, considerato che i presentatori della lista risultavano correttamente identificati e univocamente collegati alla lista. Pertanto il collegio ritiene che la sottocommissione abbia operato correttamente. In merito alla sentenza del TAR Campania abbiamo ascoltato l'avvocato Biagio Matera, componente del consiglio difensivo della lista Rinnoviamo Diano, insieme agli avvocati Marcello Fortunato e Corrado Matera. Ieri abbiamo discusso questa causa che era finalizzata ad ottenere l'annullamento della proclamazione degli eletti, perché i ricorrenti ritenevano che il procedimento seguito dalla sottocommissione fosse illegittimo e irregolare. Noi abbiamo dimostrato il contrario, in effetti, perché la sottocommissione, a nostro parere, ha operato bene. Praticamente ritenevano le loro censure erano appoggiate su di un fatto, praticamente il documento di sottoscrizione della lista non conteneva la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori, ma questo fatto era assolutamente irrilevante secondo noi, perché era stato indicato da parte del notaio il documento di riconoscimento. E quindi la sottocommissione, che in un primo momento aveva ricusato la lista, aveva accolto in un secondo momento il ricorso proposto dal dottore Civino e dai presentatori della lista,
i quali in via di autotutela chiedevano di rivedere il provvedimento di ricusazione perché ovviamente avendo il notaio indicato i documenti di riconoscimento i soggetti erano identificabilissimi. E quindi è stato anche allegato la documentazione, la fotocopia dei documenti di riconoscimento, e quindi la sottocommissione ebbe modo di verificare che tutti i sottoscrittori erano stati regolarmente autenticati dal notaio, erano tutti sottoscrittori di Teggiano, e quindi il documento di riconoscimento era utile a rendere valido il modello di presentazione della lista. In considerazione di ciò, quindi, la sottocommissione riammise la lista e il TAR quindi ha confermato questa tesi e ha ritenuto corretto quindi l'operato della sottocommissione, respingendo quindi la richiesta di annullamento. Salerno si illumina di luci d'artista. Oggi pomeriggio alle 17, in presenza del sindaco Vincenzo De Luca, sono state accese le luminarie inaugurando così l'edizione 2014. L'evento inaugurale si è svolto nella villa comunale adibita a giardino incantato, in presenza dell'attore Maurizio Casagrande, il musicista Tullio De Piscopo e Antonella Leandri, madre di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ucciso lo scorso maggio. Ma vediamo tutti i particolari nel prossimo servizio. Strade, piazze e giardini della città di Salerno vivranno un'atmosfera diversa, magica ed incantata. Salerno si illumina di un nuovo percorso di luci d'artista. Sarà il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ad accendere quasi per magia, per effetto di una bacchetta magica, la spettacolare esposizione di opere d'arte luminosa. È fissato alle ore 17 nella villa comunale la prima pressione del pulsante per accendere il giardino incantato, alla presenza di ospiti d'eccezione, Maurizio Casagrande, Tullio D'Episcopo e Antonella Leardi, la madre di Ciro Esposito, il giovane tifoso napoletano vittima degli scontri di Roma-Napoli. Da qui il lungo percorso attraverso le principali opere luminose installate nelle strade e nelle piazze del centro storico cittadino, fino ad arrivare al Corso Vittorio Emanuele per l'accensione dell'Aurora Boreale e a Piazza Flavio Gioia. Il primo cittadino concluderà il lungo percorso inaugurale delle luci d'artista, che richiamerà visitatori in città fino al mese di gennaio nella zona orientale della città, con una visita in piazza Monsignor Grasso a Mercatello, dove è stata allestita l'opera luminosa con il gigantesco orso. Si accende insomma una vera e propria atmosfera natalizia e si mette in moto tutta la macchina organizzativa per garantire una buona mobilità e sicurezza. Un evento straordinario sul quale pesa però il problema parcheggio e il rischio di ingolfare il centro e particolari zone della città, di mettere in difficoltà i residenti, mentre già si guarda con attenzione alla data del 31 dicembre, scadenza che potrebbe mettere ancora una volta a rischio il trasporto in città con il blocco delle corse della metropolitana a causa del termine dell'accordo straordinario tra comune e regione. Per ora nei fine settimana scatterà il piano straordinario di mobilità. Dal 15 novembre tutti sabato, domenica e festivi sarà istituita l'interdizione degli autobus in città dalle 15 alle 23 con uscite e parcheggio allo stadio Arechi di Salerno. Ci saranno poi le navette che accompagneranno i viaggiatori, così come sarà ripristinata la corsia dedicata sul lungomare dallo stadio Arechi a Piazza della Concordia. Era questo il nostro ultimo servizio. Vi ricordo il nostro sito 1tvweb.it. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7:10 con la rassegna stampa.